harder than that. One step at a time with two lovers intact. Bene, noi allora andiamo in onda per cominciare queste trasmissioni di Rap, Rete Edicole Podcast. Abbiamo un servizio su un libro, appunto, della casa editrice Pandilettere, e l'autore Carlo Piola Caselli. Siamo in collegamento con Carlo Piola Caselli, scrittore ma appassionato di storia. Un appassionato proprio nel vero senso della parola, perché assolutamente molto rigorosamente scrive le sue cose basandosi sulla documentazione storica, sui documenti originali. Carlo Piola Caselli, che salutiamo. Buongiorno Piola Caselli. Buongiorno. Dunque, ha scritto un libro che apparentemente sembra appartenere a una lunga e consolidata tradizione di letteratura fantastica, Il giovane cavaliere sul Siluro. Sembra riecheggiare un po' alcuni titoli di Calvino piuttosto che di alcune belle favole dell'Ottocento. Invece non è così, si parla, appunto, come abbiamo detto in premessa, di storia, di fatti storici, la Seconda Guerra Mondiale, episodi di quella microstoria che ci fanno entrare in contatto con personaggi importanti, o comunque personaggi non così in vista, che però hanno fatto in qualche modo la storia brutta, devo dire, terribile di quegli anni. Allora, Piola Caselli, parliamo di un giovane cavaliere però nei confronti dell'altro sesso, delle donne, di una giovane collega in un silurificio, o meglio un silurpedio, dove collaudavano i siluri. Ecco, che cosa accade? Faccia una scheda veloce, un riassunto. Sì, perché essendoci la guerra, parliamo del 1943, era stato assunto del personale femminile, perché ovviamente gli uomini, i giovani, erano tutti sul fronte, sui vari fronti di guerra, e essendoci del personale femminile c'era stato il problema di adibire questo stabilimento in maniera diversa, per esempio i bagni per le donne, eccetera. E era successo che il direttore dello stabilimento aveva insediato una ragazza che collaborava proprio con il protagonista nei bagni del siluripedio. E lei è rimasta sconvolta da questo fatto, e il giovane cavallerescamente si è ribellato. Ecco, appunto, una storia che ci riporta nella crudezza di quella della Seconda Guerra Mondiale, che però, appunto, non è lontana poi dai giorni nostri. Lei, sì, perché è successo in guerra, ma può succedere sul posto di lavoro anche oggi, che non siamo in guerra. La cosa però interessante di questa ricerca storica è che questo giovane ha avuto poi delle conseguenze importanti nella sua vita. Si è scontrato direttamente con una rete di potere che possiamo immaginare qual era in quegli anni. Che cosa è accaduto? Sì, perché lo stabilimento era praticamente era uno stabilimento di guerra, perciò era come essere sul fronte. Certo, certo. E lui ha avuto l'imprudenza, nel suo atto di ribellione, di scrivere su un siluro "bisogna insorgere". Però era contro il metodo, il comportamento del direttore, non era un fatto di insorgere in senso politico. E il direttore, che si è sentito come rivale, diciamo in amore per questa ragazza, ne ha approfittato per farlo arrestare. Ecco, appunto, sono cose che è sempre bene riportare alla memoria. Lei, in questa ricerca storica, come è venuto in contatto con questa vicenda, e su con quali e quanti documenti soprattutto? Sì, perché
prego. Sì, sì, perché io ho conosciuto il figlio di questo, cioè già lo conoscevo, il figlio del protagonista, il quale, dato che ci vediamo molte volte, e ce l'avevamo conosciuti in Istria, perché lì c'è lo stabilimento, c'è il famoso silurificio di Fiume, che poi venne fatto anche in Italia un altro silurificio. E dato che suo padre aveva lavorato in questo silurificio che era appartenuto a dei miei parenti, e così abbiamo fatto amicizia e ci vedevamo spesso, soltanto che poi un giorno sua moglie ha detto: ma dai a Carlo questi appunti di tuo padre, vediamo un po' che ne pensa. E poi me li ha mandati e io esaminandoli e analizzandoli ho visto che c'erano degli elementi molto interessanti, e da qui ho scavato storicamente su quelle persone che lui menzionava nel suo scritto, aveva menzionato nel suo scritto, e da qui è nato tutto questa trama, questo fatto. Però ovviamente io ho aggiunto tutta un'analisi sia psicologica sia sociologica. Ecco, a che conclusioni arriva l'analisi sociologica, che poi è quella che ci interessa, perché ci dà modo di capire ancora meglio che cosa è stato quel periodo ed evitare di ricascarci poi alla fine. Visto... Dunque, l'aspetto politico è corollario, perché io ho puntato molto sull'aspetto diciamo psicologico e sociologico. Ovviamente è inquadrato storicamente e vengono fuori dei personaggi interessanti nel bene e nel male, che meritano anche di essere conosciuti, ma questo lo lasciamo al lettore. Certo. E poi casomai ne possiamo anche riparlare. Parliamo invece di attualità, perché comunque il suo saggio storico ci riporta alla violenza, allo stalking, come appunto si dice oggi, sì, contro le donne. Non si riesce appunto a costruire una civiltà del rispetto e della conoscenza dei sentimenti, che è la cosa forse più importante. Secondo lei che cosa sta accadendo? Lei mi legge nel pensiero. Allora, sono i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. Sì. Si sono celebrati pochi giorni fa, una settimana fa. Nell'euro abbiamo l'uomo di Leonardo da Vinci. Sì. Lei dice che c'entra. Vediamo. Sono curioso. No, io ci metterei la donna, sarei il rovescio della medaglia. La donna al centro dell'universo, come all'epoca c'era l'uomo al centro dell'universo, l'umanesimo. Sì, un umanesimo che ancora appunto... E da qui arriviamo al rapporto uomo-donna, che deve essere basato sul rispetto. Oppure fare un'ellisse, no? Come Borromini a San Carlino alle Quattro Fontane, o Francesco Gallo al santuario di Vicoforte, no? Queste cupole fatte ad ellisse. Certo. Con due censi, l'uomo e la donna. In effetti è un tema questo importante, anche perché e appunto poi la ricerca storica serve un po' a questo, sembra di tornare indietro rispetto alle giovani generazioni, cioè le giovani generazioni fanno fatica ad assorbire quello che si è costruito nel passato molto faticosamente. E queste ricerche storiche come la sua, Piola Caselli, ci consentono di entrare in contatto invece proprio con quei personaggi giovani, però della quotidianità. Ecco, qual è il limite dal punto di vista di uno storico tra quotidianità, tra microstoria e macrostoria? Beh, la macrostoria è fatta di tante piccole storie, di tante microstorie.
e dobbiamo considerare che noi dobbiamo vedere la storia come magistra vite, però magistra vite anche la donna è magistra vite, se vogliamo, se sa esserlo. Molto bello quello che lei dice. Da qui il concetto del rispetto, ma deve essere reciproco. Cioè la donna che deve rispettare l'uomo e l'uomo che deve rispettare la donna. Ecco, questa reciprocità io credo che sia un po' la chiave proprio per... È la chiave di volta. Per dialogare con le giovani generazioni e fare in modo, insomma, che ci si torni ad avviarsi sulla educazione sentimentale. Educazione civica, sentimentale, certo. Arte di viaggiare, arte di vivere, arte di amare. Arte di amare, appunto. Allora, io per chiudere le interviste sulle novità editoriali, di solito cerco sempre di gettare un sassolino nel futuro e quindi chiedo agli autori che cosa stanno preparando, perché c'è sempre qualche cosa, appunto, in fieri, qualcosa che ci sorprenderà, ci potrebbe sorprendere. Dunque, oggi è una giornata importante, perché è il 9 maggio. Sì. Il 9 maggio è la festa dell'Europa, perciò deve essere una giornata di riflessione che si festeggia in molti luoghi, in molte scuole, perché un grande europeista, Robert Schuman, presentò la famosa dichiarazione per la formazione di un nucleo europeo come primo passo verso l'unificazione a baluardo della pace. Perciò è una data importante e io come europeista penso che soltanto nell'Europa e non nello sgretolamento dell'Europa si possano risolvere i problemi. Questo ci ricollega alla Seconda Guerra Mondiale ed è un po' anche un ragionamento che nel libro viene fuori, e cioè il fatto che questa lunga tradizione di guerra, di scontro, di sopraffazione che ha attraversato l'Europa, la soluzione a quel nodo può essere soltanto l'unità, il dialogo tra i popoli, quindi un europeismo ad oltranza che è veramente l'unica... L'Europa siamo noi. Effettivamente, e poi è un mito, appunto, non dimentichiamolo, che ritrae una figura femminile che affonda le radici proprio nella nostra storia, non è un'invenzione recente. C'è stata l'unificazione italiana, poi c'è stata l'unificazione europea, ma ci colleghiamo ai concetti di Mazzini, ai concetti di Garibaldi, perciò nella nostra storia c'è l'Europa. Bene, allora io ringrazio Carlo Piola Caselli. Ho dimenticato di dire che, appunto, la casa editrice Pandilettere, una casa editrice giovanissima che va aiutata, e devo dire che Carlo Piola Caselli con questo testo ha dato veramente una grossa mano, perché è un testo rigorosissimo dal punto di vista storico, attualissimo come avete sentito, è anche affascinante nella lettura, perché non è scritto, appunto, con la pesantezza del rigore storico, ma anche con la leggerezza e la capacità di affascinare il lettore. Grazie ancora e buon lavoro, buon proseguimento. Buona lettura. Bene, allora noi riprendiamo la linea qui dai microfoni di Rete Edicole Podcast, questo format, nuova serie di trasmissione dedicato, appunto, alle edicole, che troverete all'interno di Letteraria Web Radio. Grazie per l'ascolto, a risentirci martedì prossimo. Un saluto da Fabio Sebastiani.